Per noi è stata una gioia poter intitolare la nostra villa comunale a una personalità come Gino Strada, che è venuto a mancare nell'agosto dell'anno scorso, per tutto ciò che ha fatto nella sua vita e per i valori che ha portato avanti, i valori di uguaglianza, giustizia, diritti sociali. E crediamo che il luogo più adatto è proprio la villa comunale, perché è un luogo di aggregazione. Negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, ci sono tantissimi bimbi che la frequentano, e quindi noi ci auguriamo che questi bimbi crescano con gli stessi valori e operino con la stessa caparbietà con cui ha operato Gino Strada per il raggiungimento degli obiettivi. Grandissima stima nei confronti di questa persona, con cui come parrocchia, quando sono arrivato a Cervinara, abbiamo anche collaborato con qualche piccolo fondo. Una persona che ha vissuto, anche se indirettamente, i valori cristiani del dedicarsi agli ultimi. Gesù è venuto per gli ultimi, e molte volte ciò che noi, che ci diciamo cristiani, non capiamo o non vogliamo capire, ci viene dato appunto dalle persone che forse riteniamo lontane. È il secondo anno che aderiamo alla rete POC Sentieri Aperti, con una nostra programmazione artistica che si chiama Sentieri delle Emozioni dalla parte dell'arte. Quest'anno abbiamo deciso di collegare tutto intorno alla figura di Gino Strada, l'intitolazione della villa che appunto è stata fatta alla fine dei quattro giorni, e abbiamo scelto una serie di artisti per creare una commissione delle arti. Volevamo ringraziare le associazioni culturali del paese, il Forum dei Giovani, l'APS Silvatica, la Protezione Civile e tutti i privati cittadini che ci hanno accompagnato, perché ci hanno rinvigorito e ci hanno dato una mano sia con la loro presenza sia dando effettivamente un contributo.